potente a palla, ragazzi. Qua, oh Axel, oggi io mega... No, cioè... Muoio in live. E oggi io mega dove sono solo e vi presento questo nuovo episodio del potente a palla. Mi volevo un attimo anticipare che ho rifatto tutto perché mi è sembrata più la gente che volesse una normale scalata, se si può dire così, perché ormai è famosa in tutta Italia grazie a Zetasic. E quindi mi hanno detto, appunto, vabbè, io la chiamerò potente a palla, però mi è sembrato di capire che voi preferivate una cosa simile, quindi ho detto, ma sì, dai, perché no? Allora, innanzitutto vi volevo un attimo parlare di che strategia ho utilizzato in questo primo episodio, che consiglio anche a tutti voi se non avete un buon magari rateo vittorie sconfitte. Per prima cosa, dato che partirete o con 500 con 0 crediti, dovete fare i tornei in giocatore singolo, quelli facili, quelli che si vincono facilmente. Io ho fatto quello di dilettante, ora voi state dicendo sì, beh, è facile, ma a cosa serve? Allora, serve principalmente per innanzitutto serve per iniziare a far crediti. Secondariamente, così vi gasate anche un po' perché vedete le vittorie alte e nessuna sconfitta, lol. E quindi, boh, una cosa così. Successivamente, in questo episodio farò anche degli acquisti e finirò anche il torneo. Quali sono questi acquisti? Che modulo ho deciso di utilizzare? E poi non mi ricordo più. Allora, innanzitutto il modulo e che tipo di squadra voglio farmi. Utilizzerò un 3-5-2. Perché un 3-5-2? Allora, innanzitutto premetto che se volete utilizzare anche voi il 3-5-2 dovete sapere difendere abbastanza potentemente, perché trovarsi con tre difensori, quindi magari lui gioca anche con un 4-3-3 in cui le ali giocano veramente larghe, è molto difficile tenere appunto difendere potentemente. E quindi per prima cosa bisogna saper difendere. Poi, perché può essere utile questo modulo? Allora, innanzitutto avrete un COC, due attaccanti e gli esterni. Cosa si può fare? Con gli attaccanti potete andare avanti di vari 1-2-1-2-1-2, potenti di vari triangoli, di vari quadrati, di rettangoli, e quindi ve la potete passare. Semmai, se siete potete passarla al centrocampista offensivo, che poi lancia i vostri giocatori. Ora non so se avete in mente lo schema che io vi sto dettando, oh my god, però vi dico che funge potentemente a pala. E poi magari a volte potete anche lanciare gli esterni, ecco, gli esterni devono essere veloci. Comunque, allora, io avevo intenzione di fare un misto tra Barclays, anche se non ho ancora deciso. Sicuramente tenterò, dato che volevo, per intrattenervi il più possibile, ho pensato voi vorreste, credo, vedere, spero, dei bei gol. Quindi cosa ho deciso di fare? Ma sì, dato che io dico che sono potente, però me la cavo abbastanza a fare le skills, ho detto, ma sì, perché non fare una squadra dove che ha la capacità di fare molte skills, quindi di 5 stelle abilità, così da che ne escano dei bei gol. E così ho fatto. Infatti vi farò il Brasile, perché ovviamente i giocatori brasiliani che costano, ci sono dei giocatori brasiliani che costano poco, che hanno 5 stelle abilità. Però miste anche ad altre lighe, perché ad esempio ho utilizzato anche la Liga Russa in attacco. Infatti prenderò Martins, ora lo prenderò tra poco. Martins, che l'ho pagato anche relativamente poco, mi sembra un buon giocatore perché ha 90 di velocità. E quindi Liga Russa, poi adesso non so se magari a centrocampo, adesso non vi dico cosa prenderò nei prossimi episodi, però pensavo anche di unire una Barclays con magari Fellaini. Boh, però appunto... Spero che voi capiate. No. Cancellate questa frase e andiamo avanti. Magari se voi avete qualche squadra da consigliarmi, scrivetela nei commenti oppure mandatemi come messaggio personale un link, magari su Footed, ecco, consigliamoci anche il sito, come creare la vostra IBID personalizzata. Magari voi siete indecisi su che squadra fare, come magari esaminarla o elaborarla. Esiste un sito chiamato Footed, footed.com, adesso molti di voi magari lo conosceranno, però per quelli che lo conoscono meno glielo spiegherò un attimo. Footed, praticamente, quando voi andrete alla pagina iniziale, in alto ci sarà una barra con scritto Footed Players, Squad e Squad Creator, se non mi sbaglio. Voi dovete cliccare su Squad Creator, vi dirà un nome da dare alla vostra squadra, vi chiederà il modulo, ovviamente io ho fatto il 3-5-2, e poi, boh, basta, dovete solo inserire voi giocatori. Ad esempio vi darà spazio per i due attaccanti, voi mettete i nomi e potete proprio dare sfogo alla vostra immaginazione, perché magari se vi tenete a fianco il sito del... e dove potete cercarvi i giocatori, è anche divertente creare delle ibride. E quindi, boh, magari potete anche mandarmi un messaggio personale con appunto questi tipi di ibride, ovviamente che non costino tanto perché non ho soldi.
Ok, questo qua l'ho detto. Un'altra cosa che vi volevo dire era che, boh, se eravate pronti per il rotto Cristiano Ronaldo, lo so che è una cavolata, però vi volevo appunto dire che tra poco rinizierò, domani forse, rinizierò il rotto Cristiano Ronaldo, spero che vi gusti. E un'altra cosa che vi volevo dire è che se non avevate dato ancora un occhio alla web app, stanno mettendo dei doni giornalieri. Cosa sono i doni giornalieri? Ad esempio, beh, non ci potete guadagnare tanto, o meglio, io non ci guadagno mai niente, però esistono persone che tipo si vincono i grossi giocatori. Ad esempio, vi possono dare sui 250 crediti, oppure possono anche arrivare a 2005. A me il massimo è arrivato 2005. Oppure vi possono anche dare dei pacchetti gratuiti, come ad esempio un pacchetto bronzo mini, che è quello che piglio sempre io, oppure un pacchetto bronzo, stessa cosa per argento, argento mini, oro, non so se ve li danno, io non li ho mai visti, però è possibile anche che ve li diano, E quindi, boh, un altro giocatore che ho deciso di acquistare in questo episodio è Carlos Eduardo. Carlos Eduardo è veramente un centrocampista potente, ma a pala di quelle palate potenti, perché adesso, beh, dato che questo è il primo episodio, vedrete solo le partite contro il torneo, magari vi annoiano un po', però vi dico, stay tuned, state tranquilli, perché dal prossimo episodio farò già vedere le partite online e farò dei bei gol, devo dire, cioè, potenti. E soprattutto con Carlos Eduardo che l'ho pagato anche relativamente poco, ora non mi ricordo il prezzo, gioca anche questo nella Liga Russa, ha 5 stelle abilità, e gioca nella Rubin Kazan, se non mi sbaglio, ecco. Allora ragazzi, detto questo, il video sta per finire. Vi volevo anche dire, se vi gustava la musichetta di sottofondo, che voi sentirete pochissimo, però boh, magari vi rilassa interiormente il chakra, ok. Potente a palla ragazzi, ci si sente al prossimo video. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un mi gusta, di scrivere un commento su se vi è piaciuto o no il video, su dei vari consigli che voi vorreste darmi. Bolla!